Ma ben ritrovati sul mio canale dopo tantissimo tempo. Sono finalmente tornato qui su Life is Strange, un grandissimo gioco che feci già parecchio tempo fa. Allora, da come sentite il mio audio non è dei migliori, perché appunto il mio microfono purtroppo è andato perduto, si è rotto in mille frantumi. Mamma mia, che linguaggio oggi. E dunque siamo qui con un mini microfono che durerà per poco, perché poi lo cambierò ovviamente, bla bla bla, non sto qui a spiegarvi perché poi farò un video a parte per questo. Ma ritorneremo ovviamente con i walkthrough. Questi sono i principali, diciamo, suggerimenti di quello che farò poi in seguito sul canale. Quindi per adesso ricominciamo con Life is Strange. Ho fatto già il prologo di nuovo, l'ho rigiocato perché adesso ho tutti gli episodi. Quindi ricominciamo di nuovo con il primo episodio tecnicamente, però dalla fine del prologo. Quindi rieccoci qua, finalmente ragazzi. Sono passati mesi da che non facevo un video decente, in realtà da che non facevo un video vero e proprio, perché è passato un sacco di tempo. Comunque in ogni caso ricominciamo. Do you hear that fire alarm? That means you should be outside. I had to use the bathroom. Girls always use that excuse. Ma come osi? Excuse for what? For whatever you're up to. Your face is covered in guilt. The alarm tripped me out. Then trip on out of here, Missy. Or are you hiding something? Huh? Thank you, Mr. Madsen. The situation is under control. There's no emergency here. Leave Miss Caulfield alone and please turn off that alarm since that's your job. Sto baffone inquietante. Si faccia i cazzi suoi. Benissimo, siamo qua. Siamo qua. Allora, nonostante tutto ciò, vediamo un po' cosa possiamo fare adesso. Ah sì, ho spippolato per bene tutto il posto, sono ritornato dove ero prima. E insomma, il prologo l'ho fatto come si deve. Ho letto qualsiasi cosa e anche qui, come potete... Dove cazzo stiamo? Aspetta. Ah, qua. Come vedete abbiamo molte cose da leggere. Le ho già lette, non preoccupatevi, soltanto queste non le ho lette, quindi le leggo mo, sti cazzi. Praticamente qui dice che è appena tornata e arrivata finalmente alla Blackwell, Blackwell, come cazzo si legge, che è la nuova scuola bellissima. Ha conosciuto amici giusti, persone che gli andavano contro, eccetera eccetera. Ma adesso partiamo con le nuove cose, quelle interessanti. Ovvero, mi sentivo uno schifo, voglio solo andare in bagno per rinfrescarmi e stare un po' da sola quando, dopo quell'incubo, ovvero il faro che si era distrutto e bla bla bla. Lì ho visto una bellissima farfalla blu, non potevo lasciarmi scappare uno scatto simile. Un attimo dopo aver fatto la foto, Nathan Prescott è entrato, sarebbe un riccone bastardo, infuriato. Parlava da solo, mi sono nascosto in un angolo e ho visto entrare una ragazza punk. Hanno iniziato a litigare per droga e soldi, poi Nathan ha tirato fuori una pistola e gli ha sparato. È qui che le cose si fanno strane. Quando Nathan ha sparato, sono uscita dal mio nascondiglio. Per qualche assurda ragione ho allungato la mano, è come se potessi fermare il proiettile. Improvvisamente ho sentito il mondo distorcersi attorno a me e una forte pressione alla testa. Sembrava che si stesse riavvolgendo e mi sono ritrovata di nuovo al mio banco. Pensavo che qualcuno mi avesse drogata, finché non mi sono calmata. La lezione si è ripetuta esattamente come prima, come il ricomincio da capo, va bene. Non so come sono riuscito a riavvolgere il tempo. Sapevo che l'unico modo per scoprire se stavo impazzendo era tornare nei bagni e cercare di salvare quella ragazza. Non sapevo come, ma non potevo lasciarla morire. Non avrei potuto vivere con quel pensiero. Questa volta, conoscendo la risposta alla sua domanda, sono riuscito a sfuggire alla Jefferson e a precipitarmi ai bagni. Mi sono nascosto di nuovo nell'angolo, non potevo credere ai miei occhi, quando è apparsa Nathan dando di matto di nuovo. Poi la ragazza è entrata nei bagni e mi sono scordato di mettere il cronometro, scusate. La ragazza è entrata nei bagni e prima che Nathan potesse spararle, ho attivato l'allarme antincendio, facendoli scappare entrambi. Vittoria! Benissimo. Ho attivato il microfono, sti cazzi, andiamo avanti. Il prologo penso lo sappiate già, poi nel caso vi lascio qui sotto la playlist in descrizione, quindi chi vuole vedere il prologo che feci tipo 6 mesi fa, sti cazzi, è lì, quindi per chi vuole vederlo, sta là. Grazie preside per avermi salvato, guarda che faccia, che simpaticone, dai parliamo. You look a little stressed out. Aspetta, non tolgo il microfono, sono qua, è la fine. Just a little worried about my... Are you sweating pinballs? Is that all you're thinking about? You can always be upfront with me, Max. Che ho fatto stalker? Or have you done something wrong? Is that it? Ah, signor, giù le mani. Well, Max, talk to me. Giù le mani. Denuncia Nathan o nascondi la verità? Ecco, queste sono le scelte importanti. Ma famo che denunciamo Nathan? Ma sì, che ci frega. I just saw Nathan Prescott waving a gun around. In the girls' room. Nathan Prescott. You sure? Yes. He was in the bathroom talking to himself with a gun. I saw everything. He was babbling like crazy. Okay, slow down. Slow down. So now you saw this without him seeing you. I was hiding behind a stall. I have the right to be there. It's the girls' room. I know. I know. I just want to be completely clear what happened. Mr. Prescott happens to be from the town's most distinguished family.
and one of Blackwell's most honored students. So it's hard for me to see him brandishing a weapon in the girl's bathroom. So what happened next? Ma se torniamo dietro non si then, può. Vabbè. Then he left. I ran out here wondering what to do. Are you going to bust him? This is a serious charge. I'll look into the matter personally. Thank you for bringing it to my attention. Prego, fratello. That's it? After what I told you? We'll continue this discussion later in my office. Please go outside with the rest of your class now, Miss Caulfield. Vabbè. Okay. Of course this academic drone won't do anything since the Prescott family owns Blackwell now. Should I rewind and change my story? Nah, mi sta bene, sinceramente. Ma sti cazzi, mi sta bene. Ciao, giovine. Principal Wells. No, no, non ci interessa, so andiamo distracted. Avanti. Ma stai zitta, basta. Allora. Does he hate me? Stai zitta, per Dio. Allora, cosa possiamo fare adesso? Perché comunque bisogna sempre controllare un po' tutto. Qui ho visto qualsiasi cosa, c'è anche il bagno delle donne, ma vabbè, un po' di errori di prospettive qua. Comunque andiamo avanti. Dove dovevo andare? Mi sono dimenticato. Oh, 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 calmo. Come si muove questa? Don't wander around here. Get ma on outside. Cagare. Devo andare a pisciare, scusa. Ah no, stavo già nel bagno. Cazzo, mi ha fregato. Comunque, come si correva? Ragazzi, mi sono scontato tutti i tasti, quindi scusate se c'è qualche imperfezione nel gameplay. Ok, vai al campus. Comunque, mi hanno scaricato tutti e 5 gli episodi, non so come, dovrebbe essere in PlayStation Plus. Mi ha dato tutti gli episodi e quindi ho detto, vabbè, giochiamoli, facciamoci una bella serie, perché la volevo fare già dall'inizio questa serie, per carità. Il problema è che non ho mai avuto quel poco di voglia di comprarlo. Quindi, adesso ce l'abbiamo, sfruttiamolo. Che è anche molto molto bello, per, diciamo, per una serie e per un walkthrough. È un gioco davvero fantastico. Nathan Prescott, please come to the front capito, office. Ma... Thank you. Rachel Amber. She looks so hopeful and pretty. I wonder what happened. Che cazzo ne so, è un tatuaggio di un drago sul polpaccio e una stella all'interno del polso sinistro. Vabbè, è abbastanza facile da individuare come cosa, vabbè. Ah, questa è la professoressa Grant, una fantastica insegnante di scienze, come ha detto la signorina Max. Guarda. Miss Grant sure is dedicated to that petition. Hi Miss Grant. Excuse me, Max. I know everybody loves being asked to sign a petition, but would you do Miss Grant a favor and hear me out? Che boy, signor. Va bene. Sure, I always have time for you. What's the petition? David Mattson, our chief of security, wants to put surveillance cameras all around the campus. Halls, classrooms, gym, dorm rooms, etc. Blackwell Academy should be a high school, not a high security penitentiary. Okay. David Mattson sarebbe il tipo della sicurezza, è un po' strano. David Mattson doesn't need another excuse to harass students here. Max, this isn't about personalities. Io sì. This is about protecting civil rights and our school's legacy. Vabbè, ho capito, torno indietro, ho sbagliato a parlare. Blackwell Academy has a noble heritage, from the Native Americans who founded this land to the pioneers who shared it in peace, not fear and violence. Sa molte cose lei. You know a lot about Blackwell for being the science teacher. Science is history, Max. And I have a secret wish to teach local lore and legend. Per la cronaca, aspettiamo there's che finisci di parlare un secondo. There's a lot of unique facts about this you might really enjoy discovering. Now before I assign you homework dice, with this lecture, will you please sign c'è un drone lì dietro, c'è un drone, aspetta. Going back to 1984. Ma non mi interessa un cazzo, sinceramente. Vabbè, firmo, va, sti cazzi. Absolutely. I don't mind security, but not pure surveillance. I knew you were my favorite new student at Blackwell for a good reason. Ah, come scimpapocchia la signorina. Vabbè, sti che non mi interessa. Dicevo, qui c'era un drone. Ma si è schiantato. Suicidio? Vabbè, è morto il drone. Comunque, cosa stavo dicendo? Ah, sì. Per il nuovo microfono, visto che il Blue Yeti è andato a puttane, ho deciso di comprare, fra circa mezzo mese, mi arriverà, il... oh, Warren. Come cazzo si fa? Così. Ho deciso di comprare... vabbè, questi parlano, però... Sks. Dopo li leggiamo con calma, ok? Il Ryzen Seiren di 215 euro, che non è affatto male, lo comprerò. Comunque, a proposito, leggiamo un attimo gli sms, già che ci siamo, papà. Passa un 10° compleanno speciale, per noi sarai sempre la nostra bambina, controlla il conto, non spenderti tutto in una volta, va bene, Kate. Hey Max, sei in giro? Sempre tutto ok? Ti va di prendere un caffè più tardi? Assolutamente, sono libera dopo le 4, a più tardi con la più, mamma mia la merda.
Buon compleanno, Maxine. 18 anni, incredibile. Sembra ieri che ti ho stretta per la prima volta tra le braccia. Baci. Warren. Warren è il tipo figo, diciamo, nerd, che però è simpatico. Ti va un caffè dopo la scuola? Ho bisogno di una cosa per non studiare. Una scusa. Per favore. Ricorda di guardare... Va bene? Un film. E Max, spacchiamo tutto. Mad Max. Aspetta, devo studiare il compito di fisica, quindi ci spacchiamo qualcosa, dovremmo analizzare il film. Perfetto, non ignorarmi. Ciao Max, puoi portarmi la chiavetta? Ho bisogno di info e spazio. E là? Scusa, sono in ritardo, ho giornata folle. Ci vediamo al parcheggio, sarò quello figo, vedrai. Sono pronto a far foto, a tra poco, lo spero. Va bene, okay, va bene. I better get to my dorm and grab that flash drive. Dopo, mi siedo un attimo, perché qua il panorama è di alta classe, signorina. Guarda, vedo scarafaggi che fanno lotte di sumo, incredibile. Everything is happening too fast. Ah, okay. And none of it makes any sense. These visions, this Ah, quindi lei si siede su una panchina pubblica e medita. I keep expecting to wake up one more time. But if this is a dream, then I'm not asleep. Which means somehow I did rewind time. So there has to be a reason. And I have to find out why. Ma nel dubbio mi alzo. In ogni caso, rieccoci qua. I dormitori. Allora, come avete visto il video inoltre è in 720p vabbè il cazzo, 720-60fps, proprio perché appunto ho deciso di non farlo in 1080, perché molti di voi comunque usano per vedere i video cellulari, perché anche io uso i cellulari, il cellulare. Quindi ho deciso direttamente di mettere il 60fps, così è più fluido e più guardabile. Stella always looks so serious and dedicated. Good for her. Parliamo. Hey there, Stella. Hey, I know you. You're the new Mamma mia, quiet girl è brutta questa, class. Che è? Isn't he incredible? Sembra quella di Ned. Comunque, non ho letto. Aspetta un secondo. Vabbè, non lo so ancora. I'm not sure yet. I mean, he's clearly a genius, but I don't agree with everything he says. He does get a bit pretentious, but he's passionate and just says what he thinks. If Victoria wasn't all over him, I would definitely make a move. Ora che ci penso? Now that you mention it, he doesn't respond to Victoria's flirting. That means he has good taste. You have a lot to learn here at Blackwell. Rachel Amber absolutely had sex with him. Well, I heard that from a good source. Conoscevi Rachel? So, perché non lo sapesse, Rachel è la donna scomparsa. Not really. I saw her hanging with the other cool kids like Victoria. Not my kind of clique. But I heard insane stories about Rachel. Dietro. Vabbè. Chiacchierata interessantissima, si può? I'd like non to study può. This photo, vabbè, if you don't mind. Non si incazzi. E dicevo, un'altra cosa molto interessante, adesso sto usando il microfono del Cheras 500, quello di un vecchio Zero. E come avete visto ho cambiato anche un po' l'intro, cambierò anche un pochino l'outro e anche la grafica del canale, proprio per rimodernizzarci un po'. That's so cool that Blackwell is doing per la cronaca. Vabbè, ho capito, qua questa parla sempre. Mamma mia, è pressing, come direbbe qualcuno. Comunque dicevo, finalmente faremo anche un video al giorno, quindi Mr. Jefferson has such a gift for different styles. E questa che fa? Prende il sole. Signorina, uno il sole ce l'ha sflesciato negli occhi. Qua viene un'ustione di quinto grado. Mamma mia, quanto è strana. E due c'ha i vestiti, come si abbronza? Vabbè, sti cazzi. No, 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 no. Ok. Chi è quello? Ivan. Aspetta, Ivan. Beh, che I think his name is Evan. He always looks so intense. Posso parlare? Hey, Evan. Mind if I check out your cool portfolio? Let's see if you're worthy of it, Max. You'll have to answer a simple question. Who photographed the famous falling soldier? Io vado a caso, poi riavvolgo e dico la domanda, la risposta giusta, è ovvio. Facciamo Steve McCurry. Steve McCurry? Unless he could travel back in time. McCurry was born 5 years after the falling soldier picture. E non esageriamo McCurry adesso, also dai. Shoots in color. In other words, no portfolio. Vabbè, ho capito. Sbam! Aspetta, altro tasto. Sbam! Posso... Cazzo. Ora più indietro, scusate. Ma no, 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 troppo indietro. Aspetta, aspetta, ma porco. Siamo ancora in tempo, sì? Hey Evan. Vabbè, ho capito. Mind if Let's see if you're sì, worthy. Sì, 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 sì. Non lo so, Eugene Smith. Gotta be Eugene Smith. Well, they both were famous war photographer images. Madre di Dio, but quanto sei un rompipalle.
Good try. Wrong answer. Con quei capelli poi, mamma mia. Aspetta. Ma cerchio si usa per... Sono fermo, porco il ca... Fermo! Ragazzi, alla fine, non si ferma! Non si ferma! Non so come si fa a fermare. Vabbè, raga, qua abbiamo fatto un macello. Hey, Evan. Un macello! Facciamo Robert Capa. Robert Capa, of course. I love his work, despite the controversy about that photo. My. This quiet child knows. Ma fammi vedere sto cazzo di alcio, ho perso la vita qua. You're a kindred spirit, Max. Would you care for a perusal of my portfolio? It's not a privilege I grant to many. Sto fighetto del cazzo, dammi. Voglio vedere. Allora. These photos are great. And Rachel Amber's face is mesmerizing. Ha fatto foto a Rachel Ramble, che era donna sempre scomparsa, vabbè. Grazie, tutto questo per niente. Posso parlare ancora? Hi Evan. As you can see, Rachel Amber was my favorite model here. She knew exactly what angles work best with my eye. Eravate intimi? You were close. Like brother and sister in arms. She understood me, never judged me. I hated her vortex club click, but she never acted like she cared. Her friends were her friends. What do you think happened to her? Nothing good, Max. Nothing good. Di nuovo? Sorry. I have to get back to my portfolio. Ci può pure stare che mi sto a rompere i coglioni qua a parlare con sto sfigato. Comunque, si può correre il cartello. I need to go there and grab Warren's flash drive. Ah, ok, quindi di là si va per prendere la chiavetta di Warren. Noi ci facciamo un bel giretto qua e intanto graffiti. Clever. Che sta scritto? Vortex Club. Su morte, vabbè. Lei è? That's Luke Parker. Zachary pushed him into a locker last week. Beh, bella giornata, giovine. Hello? Max, I don't feel like talking. Perché? What's wrong? Nathan Prescott, little rich bitch kid. He thinks he can own people like his parents own Blackwell. Like he owns the Vortex Club. Nominatelo, vedi yes, che non... he's a nasty piece of work. You know him. Facciamo che raccontiamo tutto a tutti, va? I busted him today with a gun. What? Seriously? I saw him wave a gun around today and I went to the principal. We'll see what happens next. You are my new hero. Finally, karma comes to Blackwell. Speriamo bene. I'm glad you told me that, Max. Talk later. Cool? Allora, cos'altro possiamo fare? Ah, inoltre si sentite un po' di lo so, ma la P. Purtroppo questo non c'è il filtro, quindi scusate ragazzi. Comunque questo chi cazzo è? Daniel is always drawing something. He makes me look like an Daniel. Come va? Oh, hi Max. Could I ask you a question? Would you mind? C'ha pure il naso da scrofa, guarda. I do put my sketches on Facebook though. Va bene. I'd be honored, Daniel. Makes me feel like a muse. Funny you should say that. I was just thinking about my real muse. Rachel Amber. Perché tutti con questa Rachel? Cosa le è successo? So what happened to her? There's gotta be a story. She just stopped coming to class. Some people say she ran away. Some say she jumped off a cliff. I just hope she's okay. Ah, per la cronaca, non ho mai giocato Life is Strange, quindi si sa, per me la storia è nuova. La conoscevi? You knew her? No, but once she asked me to draw her portrait. Oh, she was a natural. Vabbè. Okay. Why don't you start drawing me? Even though I must be a step down from Rachel. No way. You're a good substitute. Che pezzo di merda sta scrofa. Mo volano gli insulti, eh? Di un cazzotto. Oh, that's a good posture. Ma cos'è? Che schifo. Good. Good. Se ti sbrighi forse ce la famo per, da, per notte, eh? Ah, vabbè, non male. Best portrait ever. Ma la posa non serviva allora, scusi. Ma che cazzo. Questa azione avrà delle conseguenze, addirittura. Thanks Max. Vabbè. I'd like to draw prego, you prego, another giovinotto. Time if you want. Con l'uomo sullo skateboard si può parlare? Uè. Oh, sto pezzo di merda. Ti spacco la faccia. Aia.
Ma che pezzi di merda vedi qua comunque. Gli skater così? Justin. Yo, Justin. You. Check out the Max. Come to thrash? Va bene. Oh yeah? Bring it. What's your first move gonna be? Jump? You're such a poser. If you can't even name a simple nose slide or a tray flip, you should walk on. Ma guarda. Vabbè, torno indietro. Piano piano però, che qua facciamo casini. Facciamo casciare, come si dice. Ok, penso di aver capito come funziona. Yo, Justin. Sì, sì, ho capito. Sono qui per un nose slide. I came to nose slide. But I'd love to see somebody do a tray flip. Oh, sick. You're not a poser. Nah. I just can't skate worth shit. Oh, check it. We're gonna destroy some rails for you. What do you want to see? Famo un tree flip. Go for a tree flip. Let's get Trevor all over that action. Morto. Mortissimo. Skateball nelle palle. T'a posto? Non mi sembra. Ha una foto, ci sta, ci sta. Questa su Facebook, Va che lo prendono per il culo poi. Che bastardi che siamo, che bastardi. Cosa? Telefotogenico, vabbè, sto lontano dalla TV, non vedo molto bene. Hey, I'm stoked to see those photos framed and shit. Not really escape Betty though. Lo ero, credo. Io sparo. I used to be, but I'm into my camera now. I can tell. We need more girls out here. Rachel Amber and her punk friend used to skate with us. Punkettara? Amica punk? Who was Rachel's punk friend? I can't remember her name. She was hot. Tats, blue hair, hardcore. She stopped hanging out with us after Rachel disappeared. Ran away. Conoscevi Rachel? You knew Rachel? She used to chill with us sometimes. But one day she just vanished. I hope she's living the dream somewhere. If anybody hurt her, we'll get a skate posse and take them out with our boards. Stai calmo, giovane. Frequenti Victoria? You ever hang out with Victoria? Fuck that. I'd rather rollerblade than hang out with snobs like her. Let's chill later, Justin. Anytime you want to take some action shots, we're here for you, Max. Ma queste sono tutte storie secondarie in ogni caso, quindi sto perdendo un mucchio di tempo. Qui ci siamo già seduti, no? Le monetine! Me le ciullo io, This is a great image. All those rippling green coins. Facci una foto, no? I hope everybody got their wish. Idiote. This day has been so insane. Sì. Non ci interessa più, basta. Ora, mi sembra di aver saltato per sbaglio anche questa con la signora. Cazzo corri, come corre questo? Guarda dove va. Chi ti ha dato la patente? Ok, basta. Lei? The petition is going well. A posto, possiamo andarci. I think we'll hit our goal. Questa... Siamo tutti a prendere il sole qua. Lei. Hey Hayden. There she is, the retro selfie master. That's me, all right. You look relaxed as usual, Hayden. It's a skill one cultivates at Blackwell, especially when one represents the Vortex Club. Not to boast. Vortex Club. What the hell is the Vortex Club anyway? Seems so elitist. Only if you're not cool enough to get in. And it doesn't hurt da quanto your ho capito resume. Il Vortex Club. If you say so. Stai zitto. I do. But you should actually come hang with us one night, then you wouldn't be so inclined to gossip. Dicevo, il Vortex Club è fatto, diciamo, da persone molto VIP, da quanto ho capito, più o meno. You mean hang with a Vortex Club? That sounds like a setup to a horrible prank. Chillax, paranoia girl. We're not that desperate for fun. We know how to do that on our own. It seems weird to think about partying with all those Rachel Amber posters up. You're high. Rachel used to hang out with us too. She was a blast. Smart, not bitchy like, you know. Nathan Prescott? Do you really want Nathan Prescott to represent? Oh, please. Nathan is like everybody's voodoo doll. Kill the rich kid. He's all right and a fun guy to hang with. Fuck the haters. Sembra fuori di testa il tipo comunque, He seems genuinely unstable to me. Nate has his extreme moments, but don't we all? I don't know yet, Hayden. Rachel. So you knew Rachel Amber? I knew she liked to party. Fun to be around. Oh yeah, and she was hot. Che
che bella che... però mi sono rotto il cazzo, scusi. Vabbè, nessuno sa cosa le è successo, l'abbiamo capito. I'm more confused than before. It's such a mystery. Let's talk later, Hayden. Ciao, me ne vado. That it is, Max. Now, I have to get my chemical on and study. We should get you and Dana out one night. Va bene. Allora, la situazione è strana. Brooke, chi è questa? Hi, Brooke. Let me guess. Sì. You want to fly my drone? Sì. I'd love to. I love planes and balloons and... This is neither. Infatti. Do you know what a drone really is? A weapon, right? Ma tu sei pazza. You read too many conspiracy sites. This might be too complicated for you. Ma li usano anche i tracer, honey, dai. Warren said you were smart. Please, step back. Ma... Sorry, Max. Beh, che I have gare. To focus on making Dannata. Sure this drone doesn't capito, crash. Capito. Piano piano, aspetta. Ok, bisogna soltanto interrompere il tasto. Ma dove mi ha portato? Ah, eccolo. Hi, Brooke. Let me get... Capito. Sì. Va bene. I'd love to. I love... Ma tu sei scema. This is... Ma non capisco. Ma questa è scema. Senti, Gioia. No, non ti permettere. Fermo. Ti prego, non farlo. Scusa, ci ho già parlato con quello. Se n'è andato. Vabbè, cazzi su, sti cazzi. Andiamo. Ah, sta qua. Si è infrosciato dietro le frasche. Hey, Hayden. Allora? No, tutto da capo, che palle. Sì, parliamo più tardi. Ciao. Let's talk later, Hayden. Bye, Max. Sì, ho capito cosa fai, sto ubriacone. I have to get my chemical on. Devi dimmi studio di più. We should get you and Dana out one night. Vabbè, ciao. Allora, Brooke, dicevo, fammi vedere un po' la borsetta qua. I'm almost sure Warren has the same bag. Cerco. What a complicated name for such a tiny drone. Sì. Ma glielo potremmo ciullare, effettivamente. Ah, vedi, adesso possiamo risponderle, quindi. Let me guess. Fa vedere. Aha, quello è un drone iFly. That looks like a HiFly drone. Model B400 EVO. Now, that's a nice piece of tech. You're full of surprises. Why would you know that? I love aerial photography. Drones are perfect for that, especially those with great range. It's a new era of images. Most impressive, Max. Warren said you were multifaceted. Va bene, signorina. Here. Ci penso io, vai. Campus. Schiantiamo tutto. Schianto tutto, mamma mia, i danni. Panico, no? Ah, ma lo sto guidando davvero? Sì, lo sto guidando davvero. Fantasmagorico. Non è vero. No, non lo sto guidando, per niente. Vabbè, è stato interessante, Gioia. No, aspetta, questo... Morto. Ti è morto il dune. Sorry. No? Vabbè, a me non mi interessa, sinceramente. Andiamo. Allora, direi che è il momento di proseguire un attimo, eh. Ma perché dovrei sedermi vicino a un albero? Vabbè, stai zitto. In poche parole, la sua storia l'ho letta prima. Ha fatto un concorso per la Blackwall, che è questa città dove non tornava da 5 anni. C'è tornata proprio perché ha vinto il concorso alla Blackwall. Now I have to go back to the dorm. This day never. Warren's waiting for me. Ho capito, torniamo indietro. So I better get back to my dorm. Ed essendo andata quindi alla Blackwall, era tutta felice, ansiosa, ha conosciuto poi persone felici. Nope, I am. This is where the otters perform their aqua. They should get a lot of mileage out of otter power. Fantastici. Interessantissimo. Dicevo, quindi ha conosciuto persone carine, persone non carine, persone antipatiche, simpatiche, eccetera, eccetera. Poi ha studiato in questa scuola finché poi non è venuto appunto quella cosa del prologo, che vi consiglio di seguire tutta la serie. Ora stiamo continuando e stiamo scoprendo perché abbiamo questi poteri, cosa è successo a Rachel Ramble, poi chi era quella punk con i capelli blu, eccetera, eccetera. Vabbè. Fatto? Possiamo andarcene. È stata davvero un'esperienza memorabile. Ah. Proprio così, va bene. Verso i dormitori e oltre. Che poca enfasi. Che tristezza. A me non sembrano giocatori di football quelli, comunque. I need to go to my room and return Warren's flash drive. Ok.
Ah, vedo delle donzelle. Donzelle? Ah, anch'io sono una donzella, cazzo. Questa? Oh. Hi, Max. Yo, Sora. Cosa stai leggendo? What are you reading? Love today or die forever. Don't even say anything. It's a bestseller. What to say? Good point. Now if you'll excuse me. Alla prossima, dottoressa. Poi questo? No, bro. You can't take a picture. You gotta wait till Friday's game. Chi ti vuole fare la fotografia? Ma fatti i cazzi tuoi, scusa. Questi partono nice, così. Bro. Non mi pi... Ecco, appunto. Zachary. Football, Max. Big football. Step away. Va bene. Questa? Ah, Kate. Kate è una ragazza, diciamo, simpatica per Max. Glad to see our campus. Molto carina, cose così. Però si comporta stranamente. Vediamo un po'. Hi, Kate. Hey, Max. Com'è andata la lezione? How did you like class today? I don't remember. I guess I don't care about much of anything today. Is there anything... Max, I'd like to be alone, if you don't mind. Ma questa mo' si suicida, mamma mia. È depressa in una maniera impressionante. Cazzo guardi? Cosa guardi tu? È bidello strano? Howdy, Samuel. Well, hello there. Sembri impegnato. Anzi, perché tutti questi volantini? What's up with these Rachel Amber posters? Only she would know that, right? Tu non stai molto bene, comunque. Cosa è successo? What do you think happened to her? Best not to dwell on the past. Samuel looks forward. Like a clock. Ma cosa più importante, perché Samuel parla di se stesso in terza persona? Vabbè, buona vernicata, giovane. Ciao, and ciao. Watch your step around here, Max. After I sweep, I paint. Che cazzo dici? Che vernici l'erba? Ma stai bene? Non capisco, non capisco. Troppa eroina. Dovremmo entrare qui dentro, nel dormitorio, oh, quindi. Victoria, ah, questa è Victoria, and la puttana, diciamo. Oh, look, it's Max Caulfield, the selfie hoe of Blackwell. What a lame gimmick. Even Mark, Mr. Jefferson, falls for your waif hipster bullshit. The Daguerrean process, sir. You could barely even say that. I guess you got your meds filled. Since you know all the answers, I guess you have to find another way into the dorm. We ain't direi moving. Di farle molto male. Oh, wait. Hold that pose. So original. Ma io non capisco perché. Don't worry, Max. I'll put a vintage filter on it right before I post it all over social medias. Now, none shall pass. Capisci? Ma che capisci? Che capisci? Parla italiano questa, capisci? Un'opportunità di secchio in testa, no? Posso guardare la pompa idraulica, non lo so. This main sprinkler valve looks easy enough to use. Damn, I missed something. I better rewind. Ma non ho capito, signori. Vabbè. Corri, Max, corri, dobbiamo capire. Samuel. Samuel? Sam? Adesso si può usare, non capisco perché. What the hell? Are you kidding? Look at this. Chill, Victoria. È stato just semplice. Water. Yeah, water on my cashmere. Do you know how much this fucking outfit costs? You look great. I can't even chill on the steps. Ok. Adesso forse è il momento del secchio malevolo. Ah, Samuel, ce la fai? Ma vaffanculo, ma lo metti, va. I can't grab that. Samuel is way too close. Sam, va, va. I can't Sam, grab hai rotto that. I coglioni, Samuel cazzo, vai, più close. Dietro. Guarda che moonwalking. È fantastico, meglio di Michael Jackson. Si gira? Ok. Ci ho sprecato 10 minuti di tempo per fare sta cosa, scusate. E adesso vediamo la scena. Ok, let's see if this posso works. Sedermi? So, osservo meglio. A Sam si muova però, cazzo. Ed eccoci giunti dunque su Radio Marte. No, sulla fatidico momento, vediamo un po'. Non so cosa ho fatto per manometterlo, sinceramente. Forse ci ho tolto il gancino, vediamo, vediamo. Sam, però manco mio nonno, neanche mio nonno. Madre di Dio, si muova. No, a lei, Maria, scusi, Tendevo a Sam. Sbam! Guarda come flaccida quella roba. They have to be right under the bucket. Ma scusa, ma porca troia, porca troia. Scusate, ho capito, a fra poco. Pompa idraulica, secchio. Ok, let's see if this works. E adesso vediamo se funziona. Sempre come un vecchietto di 53 anni. Gliela fa, gliela fa. Sbadabam! No way! No fucking way! You okay, Victoria? Oh, Samuel, sorry.
Wet paint is not good for hair, nope. Sorry. Get the hell away from me, weirdo! Hold on. We'll get some towels. We'll be right back. So move your ass before I dry. It worked. Yeah. Don't mess with Max, bitches. Che slogan. Mi piace. Donna. Hey, Victoria. What do you want, Max? Ora mi lasci passare. Ma io la prenderei in giro a sto punto. Don't say a word, Max. Oh, wait. Hold that pose. And no filter needed before I pose this. Se vuoi la guerra avrai. Now please move. I've had a messed up day and I'm going to my room. You do that? I know where you live. So does Nathan. Che è una minaccia stile mafia. Maybe ma che I shouldn't questa? Have done that. Vabbè, now no. I have to get ho to capito, my room capito. Then see Warren. Facciamo direttamente che siamo gentili, d'accordo? Così almeno non ce la togliamo dai coglioni. Salta. I am sorry. That's an awesome cashmere coat. It was. But there'll be another. Well, you always seem to know how to pick the right outfits. I do have some talent. Mr. Jefferson told me. I've seen your pictures. You have a great eye. Richard Avedon-esque. He's one of my heroes. Thanks, Max. I hope amiche those sluts get me a towel before they hang a sign on me. Bene, posso passare, che dici? You deserve a better shot. Sorry about blocking you and the go fuck your selfie. That was mean, but pretty funny. Just one of those days, you know? I know exactly what you mean, Victoria. Ciclo a manetta. I'll see you later. Vabbè. Au revoir. Ci siamo fatti amici, vabbè. La Crusco mi fa un baffo. Victoria probably played me. I should have played her. No, va bene così. Better get to my room before I find Warren. Stai zitta, Max. Stai zitta. Dicevo, ci siamo fatti amici anche Victoria. Beh, direi ragazzi che sono passati, non so. Io sono qua da un'ora in realtà, poi ho tagliato un po' di cose perché non mi trovavo qua, panico, però diciamo che spero che questo video vi sia piaciuto, noi ci vediamo ovviamente al prossimo video, questa prima parte di Life is Strange devo dire che è stata fantastica, anche se abbiamo soltanto parlato, buttato vernice addosso a Victoria, fatto scaramucce, queste che cazzo vogliono. Stia calma signorina, guarda queste! Maleducate, la patente si prende a 18 anni. Comunque, dicevo, spero che il video vi sia piaciuto. Ci vediamo al prossimo episodio di Life is Strange. Domani dovrebbe uscire, se non è uscito già oggi, cioè se non è uscito già ieri, scusate, dovrebbe uscire Dark Souls 3. Allora, domani dovrebbe uscire Dark Souls 3 se non è uscito ieri. Se è già uscito ieri, domani uscirà Skyrim. Quindi ragazzi, ci vediamo alla prossima. Ciao!